Dopo quasi 4 mesi lo stadio delle Terme riapre i battenti. È Givi Borgo Rimini, sfida importante per la squadra della Media Valle che cerca punti salvezza. È anche la prima del Venturi Bisco, il tecnico che torna a guidare il Givi dopo 3 anni. In campo va la formazione tipo, ma ci vuole una prova gagliarda per superare la blasonata compagine romagnola guidata da Adrian Ricchiuti. Pioggia battente e campo allentato. Rimini subito minaccioso, Vutai lanciato verso l'area esteso, punizione dal limite dell'area calciata dallo stesso Vutai che colpisce la traversa col pallone che rimbalza sulla linea di porta. Telleca prova a seminare lo scompiglio nella retroguardia romagnola, sarà mattatore di giornata. Gigli gira di testa su angolo col pallone che esce di poco, il Rimini è forte ma il Givi Borgo a Telleca. Il funambolico attaccante napoletano entra in area, salta Ronchi ma apre troppo il diagonale, peccato. Tornano a farsi minacciosi gli ospiti, Gomissa appoggia per Valeriani che si coordina ma il suo tiro viene alzato sopra la traversa dal bravo Pagnini. Si va a riposo sullo 0-0 e col Givi che ha tenuto testa e bene a Rimini. Il Givi Borgo è vivace anche in avvio di ripresa, bella triangolazione Chianese-Felleca-Chianese, cross sul secondo palo, Fazzi si coordina ma Scotti risponde alla grande. Sugli sviluppi del corner Gregov impatta a fondo campo da buona posizione. Subito dopo Pecci, chance per il Rimini, Arlotti mette in difficoltà Pagnini, Pecci raccoglie la respinta ma si fa deviare il tiro in angolo. All'incedere del quarto d'ora Givi Borgo in vantaggio, Telleca riceve in area, salta con classe Ferrante Ronchi e scaraventa le spalle di Scotti con un numero di alta classe, chapeau. Sulle ali dell'entusiasmo botta dal limite di Brunozzi che impegna severamente il portiere, bravo a sventare il 2-0. Che però è maturo e giunge la mezz'ora. Micidiale contropiede Musca Scargiolli che serve a Telleca l'assist e il pallone del meritato raddoppio. Tutto molto bello, doppietta per il numero 7 biancorosso che sale a quota 9 reti, quasi in doppia cifra. Al 90° tiro cross di Ambrosini che colpisce la traversa della porta difesa da Pagnini. È l'unico sussulto del Rimini col Givi Borgo che controlla bene la situazione. Finisce 2-0 per la squadra di Venturi che incamera 3 punti preziosi. La strada verso la salvezza è ancora molto lunga, ma il Givi visto all'opera oggi fa davvero ben sperare.